ECMA 2024, siamo allo stand Suzuki e c'è la novità 2025 di Suzuki, che è la, anzi dovrei dire le novità, più corretto. Esatto, DRZ4, sia in versione dual, vogliamo chiamarla così, dual sport. DRZ4S. Dual e DRZ4 SM Super Motard. Una moto che è novità assoluta, se vogliamo, per il mercato europeo, però affonda le proprie radici in motociclette che abbiamo visto anche un po' di tempo fa. Sì, perché sono state evolute fino ad oggi. Più di 20 anni fa. Esatto. Oggi con piacere ritornano, quindi siamo ben contenti di averle di nuovo con noi. Suzuki ritorna in questi due segmenti con una moto, a mio modo di vedere, poi i giudizi estetici sono sempre soggettivi, Marco, no? Però secondo me è molto bella da vedere in entrambe le versioni. Parliamo un attimo di tecnica però, okay. Motore monocilindrico, quanti cavalli ha questo? Abbiamo 38 cavalli espressi a 8000 giri al minuto e 37 Nm a 6500 giri. Iniezione elettronica, vedo una doppia candela, sì. Tra l'altro. Sì, bravissimo, l'occhio non sbaglia mai, professionale, doppia candela, sì. Ma come mai si è scelta questa soluzione tecnica? Ma ovviamente sai che la normativa è sempre più stringente, adesso queste entrambe le DRZ rispondono alla normativa Euro 5 Plus, quindi c'è bisogno di rincorrere l'efficientamento e quindi una doppia candela è quasi un obbligo per avere una combustione più efficiente e quindi ridurre l'inquinamento. Guarda, dal punto di vista delle sospensioni, misure caratteristiche, beh, la Dual ovviamente ha il cerchio anteriore da 21, sì. Posteriore da 18 o 17 questo qua? 18, 21, 18, 17, 17. Dell'SM parliamo tra un attimo. Cosa delle sospensioni? Molto, molto lunga per lunga escursione. Venire incontro alle esigenze del fuoristrada. E di conseguenza la luce a terra anche, che è di 30 centimetri. Che è veramente notevole. Sì. Ma senti, ma qual è la destinazione di questa motocicletta? È una moto che Suzuki vuole proporre come, come dire, una moto veramente da fuoristrada, oppure una moto che può accompagnare i viaggi, può accompagnarci nei viaggi o nell'esplorazione? Beh, sicuramente è stata progettata per un uso fuoristradistico, direi quasi completo, no? Perché, come abbiamo detto, le sospensioni a lunga escursione, la luce a terra, le permettono di avventurarsi nei percorsi off-road anche impegnativi. Sono quelle che una volta venivano chiamate le tuttofare, corretto? Esatto. Quindi sicuramente pensata per quella destinazione d'uso, ma chiaramente si può fare un sacco di altre cose. Vedo pinze ad attacco assiale, sì. Leggevo nella scheda tecnica che sono state scelte anche perché forse sono più resistenti alle vibrazioni, alle sollecitazioni nell'uso spinto in fuoristrada. Esatto, come dicevamo si può fare dell'off-road puro, quindi tutti i componenti della moto sono stati pensati in quella direzione. Ti ricordi anche il peso secco, anzi in ordine di marcia, perché voi dichiarate in ordine di marcia? Sì, assolutamente sì, qua parliamo di 151 kg in ordine di marcia, che significa il 100% dei liquidi. Quindi 38 cavalli, 150 kg, incomincia a diventare una moto interessante dal punto di vista è sicuramente una moto interessante. Assolutamente sì. Dal punto di vista della dinamica di guida. Però se devo dirti la verità, bella nella grigia, però nella grafica... Chiaramente il giallo esprime, sai che il giallo è il nostro colore dedicato alla RMZ, fuoristrada, esatto, quindi sicuramente a fuoristrada. Esprime... Tra l'altro queste sono le versioni accessoriate. Qua abbiamo una versione che monta alcuni accessori. L'immancabile... portapacchi posteriore, sì, e anche i paramani sono installati su questa versione, la presa la 12 presa volt di corrente. Come elettronica di controllo invece ovviamente ABS, doppio canale. Vabbè, allora, obbligatorio. L'ABS è obbligatorio, la vera novità è che l'ABS è escludibile sulla ruota posteriore, ma per la prima volta su una moto di produzione è esclusibile anche sulla ruota anteriore contemporaneamente. Quindi per l'impiego fuoristradistico spinto, esatto. Chi sa darci veramente il gas in fuoristrada non vuole trovarsi in difficoltà. Esatto, è possibile disattivarlo su entrambe le ruote. Si è fatta una scelta sia per questa, per la SM, per la S scusa, che per la SM di una mascherina veramente molto molto minima. Tutto il design è molto minimale. È pensato per essere il più agile possibile in mezzo ai boschi, ad esempio, quindi come vedi anche la larghezza della moto nella sua... Posso dirci sopra? Con molta attenzione perché abbiamo avuto un divieto, devi fare un po' attenzione qua. No, ok, giuro parliamo di moto presere chiaramente, quindi giuro che non la... Molta attenzione. No, è bello trovare questa sistemazione in sella veramente...
molto vicino, tra l'altro, relativamente vicino, piuttosto fuori statistico, molto snello, molto liscio. Certo, deve essere super agile per affrontare qualsiasi tipo di percorso, e quindi è fondamentale avere una moto stretta anche nel cavallo. Agilità che ritroviamo anche, secondo me, sulla SM, ovvero certo, nella versione dotata di cerchi da 17-17. E qua l'affare incomincia a farsi interessante, esatto, per chi ama... Ma, senti, ma posso parlare un po' di come dire, di comportamento... Di impennate, beh, hai visto il video questa mattina, esatto, no? C'erano impennate, entrate aspetta, di traverso. Aspettavo quindi... che tu mi alzassi la palla, guarda. Ma io te la alzo volentieri. Questa è la moto giusta per fare quelle cose lì, chiaramente sempre nel rispetto in circuito, della, in circuito chiuso in al traffico, zona chiusa, non ci chiusa al traffico, mai assolutamente. Di ricordarlo. È una moto quindi dedicata non soltanto, secondo me, correggimi se sbaglio, all'utilizzo urbano, sì, che può essere un'ottima compagna nell'utilizzo quotidiano di commuting, ma anche l'utilizzo fan in circuito, super motard, sì, e anche tra le curve, assolutamente, dei passi. Assolutamente. Non cambia dal punto di vista, sempre correggimi se dico qualcosa di inesatto, non cambia dal punto di vista tecnico. Stesso telaio. Allora, il telaio intanto, diciamo che ricordiamolo, è stato completamente riprogettato, perché la versione di 20 anni fa aveva un telaio backbone, mentre invece su questa abbiamo un doppio trave, quindi telaio completamente riprogettato, così come anche il forcellone, ok, che però è in alluminio. Che è importantissimo, spesso non si sottolinea abbastanza quando sia importante l'alluminio per il forcellone, mi vorrei vedere. È vero, è un materiale che dà tanto in termini di equità della guida, secondo certo, me. Assolutamente. Il motore è lo stesso? Il motore, dicevamo, è lo stesso, quindi esprime gli stessi dati caratteristici. Quello che cambia è il settaggio elettronico, perché okay, non abbiamo nominato prima sulla S, ma entrambe hanno un pacchetto elettronico che anche oggi, diciamo, è immancabile, no? Vabbè, sono molto contemporanee. Esatto, quindi entrambe hanno un mappature accettabili su 3 livelli di intervento. Allo stesso livello di potenza, perché Suzuki generalmente ha sempre lo stesso, esatto, livello di potenza, poi vengono scavate ai regimi intermedi. Esatto, in maniera diversa, così come il controllo di trazione è settabile su 2 livelli, in più per entrambe c'è la modalità, quella che noi chiamiamo G-Gravel, oppure è disinseribile. Quello che cambia è il settaggio di intervento di questi dispositivi elettronici, certo, uno pensato più per l'off e uno pensato più per il motard. Qui è possibile disinserire l'ABS anche all'anteriore, mi sembra, no, di no. Sulla motard solo sulla ruota posteriore. Anche perché troverei poco sensato di disabilitare l'ABS all'anteriore. No, su questa no, corretto. Veramente. Le sospensioni invece cambiano perché hanno una corsa diversa, esatto, sono corse leggermente più contenute, perché danno sempre un'escursione superiore a 200 mm, se non sbaglio. Sì, corretto, ma un po' meno della sorella enduro, così come anche la luce a terra passa da 30 a 26. Quindi su questa moto si rende meno necessario una certa luce a terra, differenza. Nei circuiti super motard ogni tanto si incontrano anche dei tratti in sterrato. Certo. Questa moto è disegnata anche per divertire in quel contesto. Assolutamente. Si parla chiaramente di uno sterrato non comparabile con quello della molto sorella, compatto, certo, molto però copiato. Anche l'elettronica, così come il fatto di poter disinserire, come hai menzionato tu, l'ABS sulla ruota posteriore, e non per ultimo la frizione antisaltellamento, sono pensate anche per un utilizzo di quei circuiti che in alcuni tratti hanno un tratto off-road. Sì, e poi tra l'altro comunque nell'utilizzo spensierato, nei passi di montagna, ciclisti così agili, anche dal punto di vista della compattezza strutturale, secondo me danno veramente una grande mano certo, a divertirsi tanto. Certo. Il livello di potenza scelto non è stratosferico, 38 cavalli, no. Faccio una domanda un po' cattiva adesso. Non sapevo che arrivava. Esatto, sicuramente non è perché per l'incapacità del motore di esprimere livelli di potenza più alto. Suzuki ci ha spesso abituato a, come dire, a livelli di potenza, comunque a performance mirate sul modello. Esatto, sì. Allora, la potenza, come hai detto tu, non è esagerata, non è neanche la cilindrata, ma bisogna ricordarsi che, specialmente per l'enduro, quando si affrontano dei percorsi off, magari nel mezzo al bosco, avere una potenza esagerata diventa quasi inutile e controproducente. Quindi, chiaramente è proporzionata alla cilindrata, ma pensata in quell'ottica. Quando arrivano e quando costano? Allora, il costo non lo abbiamo ancora comunicato, non lo comunichiamo ancora. Dacci un range sicuramente entro i 30.000 euro. Bene. Omologazione Superbike inclusa. Esatto. Mentre per quanto riguarda gli arrivi si parla di inizio estate.
Benissimo, benissimo. Ragazzi, noi non vediamo l'ora, anzi, io non vedo certamente l'ora. L'hai provata? Non ancora. Tutto pre-serie questo? Tutto pre-serie, purtroppo okay. Non abbiamo ancora avuto l'opportunità. Io non vedo l'ora di provarla, penso neanche Marco Quaglino. Assolutamente sì. Quindi aspettiamo di provarla e voi seguiteci e continuate a vedere i nostri video qui da EICMA 2024. Grazie.